diffido personalmente, prendo distanze da tutte quelle proposte di eliminiamo la fatica, eliminiamo tutto, no? I bambini devono avere tutto facile. No, ecco, non sto parlando di questo, sto parlando di una condizione però dove si fa un'analisi fatta bene del potenziale di sviluppo, che significa un'analisi delle caratteristiche, delle risorse, del potenziale di quel bambino a livello cognitivo, a livello emotivo, quindi sicuramente anche attraverso dei professionisti che possono fare e aiutare anche, no, i genitori o gli insegnanti qualora non avessero già le competenze, perché io penso che molti insegnanti competenti, dopo tanti anni di lavoro, possono assolutamente avere le competenze per fare una valutazione del potenziale di sviluppo di un bambino, ma qualora ci fosse una situazione di particolare complessità o di varie componenti, è chiaro che è giusto che si facciano anche aiutare da specifici professionisti. Questo avviene anche regolarmente, solo che sappiamo ci sono anche molte difficoltà per i genitori a livello economico, no? Perché rivolgersi a dei professionisti e la scuola, tutti noi sappiamo che insomma la scuola pubblica non ha delle grandi risorse in termini economici. Ed è per questo che molti insegnanti fortunatamente si formano, molti insegnanti sono attenti, molti insegnanti sono capaci di fare questa analisi del potenziale umano, nel senso a 360 gradi, del bambino, e possono veramente fare un ottimo lavoro. Però la frustrazione è tanta perché ci sono delle situazioni a scuola che poi non permettono la risposta adeguata ai bisogni di quello specifico bambino. Ma allora che cosa possiamo fare senza entrare nella sterile lamentela? Possiamo lavorare tanto sulla relazione, perché le più recenti scoperte dicono che i bambini che mostrano difficoltà forte nella risposta scolastica sentono di non suscitare interesse da parte delle loro figure di riferimento, ovvero bambini che guardano gli adulti ma non sentono che quegli adulti tengono a loro, ci credono, non sentono che fanno il tifo per loro. Probabilmente invece lo fanno questi adulti, ma non arriva a loro, non arriva per mille motivi, abbiamo detto, non arriva perché il numero in classe è elevato, non arriva perché ci sono degli insegnanti competenti e altri meno, non arriva perché in famiglia c'è una situazione di disagio tale per cui il bambino è completamente assorbito da questo, ma i bambini che mostrano difficoltà nella risposta scolastica sentono di non suscitare interesse da parte delle loro figure di riferimento. Quindi questo che cosa significa? Significa che se un bambino non ce la fa è perché non ce l'abbiamo fatta. So che è una frase forte, so che per certi aspetti può essere appunto, ci può essere un contraddittorio su questa frase, ma tenendo conto di tutti gli aspetti, senza puntare il dito su nessuno, io invece mi permetto di dire il mio pensiero e lo spiego: se un bambino non ce la fa, vuol dire che non ce l'abbiamo fatta. In questo concordo con la professoressa Lucangeli, che è una professoressa a mio avviso veramente brava, che fa delle conferenze, ci sono anche dei video online, una professoressa dell'Università di Padova, che dice proprio questa frase in uno dei suoi video, io ci credo fermamente in questo, e dice anche che noi siamo dei differenziali di sviluppo. Che cosa vuol dire essere dei differenziali di sviluppo? Che cos'è un differenziale di sviluppo? È la differenza che noi possiamo constatare tra ciò che un bambino sa fare da solo e ciò che sa fare se aiutato. Quindi se noi siamo dei differenziali di sviluppo, come possiamo misurare quanto
noi siamo bravi nel facilitare, quindi nell'aiutare laddove il bambino da solo non ce la può fare, misurando quanto aiuto in meno c'è bisogno per ottenere il migliore dei risultati possibili. Mi rispiego. Un bambino da solo non ce la fa, non ce la può fare. Più è piccolo, più è totalmente nel suo punto di massimo plasticità cerebrale, cioè di assorbimento, di disponibilità a costruire nuove funzioni cerebrali, e quindi in questo punto massimo di plasticità cerebrale la sua massima eteronomia, cioè appunto non autonomia, totalmente dipendente, e quindi in questo momento l'adulto è determinante e non, come dice sempre la professoressa Lucangeli, non filosoficamente parlando, un bambino se non ce la fa vuol dire che non ce l'abbiamo fatta, ma neuropsicologicamente parlando, e quindi determiniamo noi adulti le funzioni che si vanno a creare nel cervello del bambino. Mi spiace, non voglio essere tecnica e magari anche non comprensibile, ma è importante capire questo, perché andiamo proprio ad agire a livello cerebrale, di funzioni cerebrali, di sostanze che vengono prodotte, di ormoni che vengono prodotti. Quindi non è solo una questione così di sentimento che possiamo determinare in un bambino, ma di cambiamenti fisiologici, neurofisiologici, neuropsicologici. Quindi nel cervello di un bambino, in una situazione di stress costante, non avvengono determinate funzioni, non si costruiscono determinate funzioni. E allora, se in una situazione di stress non si costruiscono determinate funzioni nel cervello di un bambino, quando questo bambino fa una verifica scolastica e non risponde a quello che gli stiamo chiedendo, dobbiamo stare molto attenti prima di dire è fatto così, perché non è detto che sia fatto così, ma che la questione sia ambientale, cioè noi, senza colpevolizzarci, anche con le migliori intenzioni, ma noi come ambiente sociale, scolastico, familiare, non siamo stati capaci di creare, forse, quindi farsi questa domanda, di creare un ambiente di apprendimento che permettesse a quel bambino specifico di creare la possibilità di rispondere alla domanda che stiamo facendo lui. Quindi quando un bambino sbaglia, quando prende un brutto voto, quando un bambino alla scuola primaria, ma anche alla scuola media, prende un votaccio, dobbiamo dirgli abbiamo preso 4, abbiamo preso 5, non hai preso 5, e non per togliere la responsabilità, che è giusto che abbia il protagonista di questo sviluppo di apprendimento, ma per fargli capire che noi ci alleiamo con lui verso contro l'errore, e vogliamo utilizzare l'errore come chiave di accesso al suo funzionamento. Questo, per far sentire questo, dobbiamo per forza valutare la nostra prestazione, non quella del bambino. Quanti di noi genitori, insegnanti o professionisti della relazione, dello sviluppo e dell'apprendimento valutano la propria prestazione? E la propria prestazione la si può misurare cercando di comprendere quanto aiuto in meno sono stato in grado piano piano nel tempo di dare, affinché il bambino riesca sempre di più in autonomia a dare il massimo rispetto al suo potenziale. Questo cosa significa? Che dobbiamo darci del tempo e dobbiamo avere le competenze per comprendere questo potenziale, per conoscere
ciò che non siamo noi, ma è altro da noi, per conoscere il funzionamento di quel bambino. Il funzionamento di quel bambino all'interno della famiglia, e non è magari il funzionamento di quel bambino al parco giochi o a scuola. Sono funzionamenti differenti, ma allora a un insegnante deve interessare come funziona il bambino in modo diverso, non so, in un corso di danza piuttosto che in un campo da calcio. Deve interessare come il bambino funziona in un ambito familiare, così come alla famiglia deve interessare come funziona il bambino a scuola, come funziona quando fa uno sport o suona uno strumento musicale. Perché? Perché il bambino funziona quasi sempre in modo differente in base agli ambienti in cui lo mettiamo, in base alle persone che in quel momento funzionano da differenziale appunto di apprendimento e sviluppo. E allora se funziona in modo diverso e se vediamo che il bambino nel campo da calcio o mentre suona uno strumento musicale o quando fa il corso di nuoto è il bambino o la bambina che si impegna al massimo, che non disturba, che si concentra, mentre magari nell'ora di matematica, nell'ora di inglese non è così. Allora è chiaro che senza togliere la fatica, l'impegno, la responsabilità al nostro bambino, però abbiamo delle informazioni pazzesche, perché abbiamo la chiave per riuscire a capire come funziona piano piano, a rientrare, a comprendere come funziona questo bambino. È vero che i bambini tendono a fare meglio ciò che gli piace, ma è vero anche che è importante capire che ciò che piace a un bambino è anche ciò che forse gli viene meglio, che forse è quello per cui è un po' più portato, è un po' più predisposto. Difficilmente ci appassioniamo di qualcosa che troviamo molto molto difficile. E allora, visto che dobbiamo scoprire il potenziale, dobbiamo cercare di coprire e capire come il bambino funziona, per cercare di progettare in ambito familiare, in ambito scolastico, un ambiente di apprendimento che permetta lo sviluppo appieno di questo sacro essere umano, allora dobbiamo veramente conoscere come funziona. Ma se ci preoccupiamo dei risultati, se ci preoccupiamo come genitori del voto che ha preso nella verifica di storia, dopo che magari abbiamo passato un weekend a urlare e piangere perché il bambino non ce la faceva, aveva troppi compiti, non riusciva a studiare, voleva giocare e noi disperati volevamo mandare tutto all'aria, ma no, perché i compiti li devi fare, roviniamo la relazione, roviniamo il weekend, va a scuola e il massimo che prende dopo che si è fatto un mazzo così, una fatica incredibile, ci siamo rovinati il weekend, è 6. Allora capite che se noi siamo interessati a quel risultato, noi ci allontaniamo dal bene del bambino, ci allontaniamo da quello che è la nostra responsabilità, il nostro compito, per andare a puntare il dito su tu non sei abbastanza bravo, non sei abbastanza intelligente, non sei, magari non glielo diciamo così, vero? Però quanti genitori all'ascolto hanno la percezione che il proprio figlio non sia, abbia delle difficoltà di apprendimento, non sia chissà che, non abbia chissà che potenziale di sviluppo? Non è vero. Tutti i bambini, tutti, dal primo all'ultimo, hanno il loro potenziale di sviluppo. Noi dobbiamo comprenderlo con fatica, quindi a volte non è semplice, quindi aiutandoci, quindi facendo di tutto per stabilire relazioni tra gli adulti che permettano di comprenderlo, questo sì, dobbiamo fare di tutto, ma dobbiamo smetterla, a mio avviso, di puntare il dito contro i bambini e dire ma lui ha dei problemi. Il problema ce l'abbiamo noi se non capiamo il potenziale di sviluppo e quindi non possiamo aiutare questo sacro, come dicevo, essere umano a svilupparsi nel suo massimo potenziale. Ecco, prima di dire
che un bambino non sta facendo il suo, chiamiamolo, dovere per capirci, o comunque non sta dando il massimo in quello che gli chiediamo, dovremmo veramente farci tutti quanti, con grande umiltà, un bel esame di coscienza e dire: ma io ho veramente, ho la certezza di aver messo questo bambino nelle condizioni emotive, familiari, scolastiche, che gli permettano di dare il massimo? Questa è la domanda che io vorrei che tutti noi ci facessimo in questo momento. So che forse la risposta non ce l'abbiamo, e so che forse non possiamo dirci: sì, sicuramente io l'ho messo nelle condizioni ottimali, perché i fattori sono tanti, ma almeno dobbiamo tendere a far sì che questo accada, e soprattutto dobbiamo farci questa domanda costantemente. E quando misuriamo qualcosa, l'apprendimento, qualcosa appunto che vogliamo che il bambino apprenda, misuriamo prima di tutto quanto siamo stati capaci in progressione di fare in modo che il nostro aiuto diminuisca sempre, perché più diminuisce il nostro aiuto in quello che stiamo chiedendo, più vuol dire che noi siamo stati capaci di fare il nostro lavoro, ovvero di fare in modo che il bambino potesse dare il massimo di quello che appunto può dare il suo potenziale di sviluppo. Spero di aver detto con chiarezza quello che volevo passarvi oggi. Ora rimango in ascolto per sentire i vostri interventi. Grazie.